oggi e San Valentino, gli ha fatto il regalo? Non ancora, non siamo ancora. Usciti per comprarlo. Quindi siete usciti per comprare? Sì, per comprare il regalo, sì. Da marito perfetto. Certo, come no. Ma festeggiate San Valentino o no? No, ma ormai sono 40 anni ormai. Lo dici un po' rassegnata, no? 40 anni, vabbè, forse i primi tempi sì, ora, vabbè. L'importante è che ci sia il regalo. Sì, certo, sempre. A casa. Come? Prepariamo la cena a tema San Valentino. E qual è la cena a tema San Valentino? Pizza e vino rosso. Sì, lo festeggeremo stasera. Come? Andremo al ristorante e dopo vediamo. Una bella serata a lume di candela. Speriamo che va tutto bene. No, non credo. Perché? Perché no? Non è una festa che festeggio in genere. Poi c'è una bambina piccola, quindi non si fa niente. No, perché siamo in famiglia, quindi comunque lo festeggiamo in famiglia. Non andiamo fuori, siamo a casa. Insomma, un giorno come un altro. Sì, esatto, un giorno come un altro. No, no. Anche se devo dire che però i regali ci sono stati, Da parte di mio marito questa mattina ho ritrovato un bel regalo. Quindi è stato bravo. Sì, è stato bravissimo. Come non gli hai fatto il regalo? Il regalo è fatto, però ancora glielo mostro. Ah, beh, è una sorpresa. È una sorpresa. Sì, sì, sì. È un regalo cospicuo, un bel regalo. Un regalo che vi ho fatto col cuore, ma non importa quello che vi ho fatto a livello economico, ma quello col... che viene, diciamo, dalla persona. Cosa farete? Andrete a pranzo? Sì. E poi... facciamo? Non so, una passeggiata, qualcosa che non... siamo uno di Pescara e uno dell'Aquila. E siete di quelli che lo festeggiano o no? Oddio, nì, dipende. Un modo nostro, diciamo. E quale sarebbe il modo nostro per farmi gli affari vostri? Stare insieme. Sì, niente di importante. Particolare. Un piccolo regalino c'è stato? No. Al momento ancora no. Ai 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 ai, quindi bisogna provvedere, rimediare. Sì, rimedieremo. Sì, sicuramente. Ti posso chiedere da quanto tempo state insieme? Non stiamo insieme. Ah, quindi gaff pazzesca proprio. Ma non mi dire che siete rispettivamente fidanzati. No, non ancora. Mi dica, mi ha detto no. Non ancora, perdonatemi allora, però quel non ancora mi lascia un dubbio. Va bene, arrivederci, ciao. No, non è che non festeggiamo, per noi è sempre, diciamo, noi che è sempre San Valentino, però diciamo che ci amiamo, ci vogliamo bene, quindi tutti i giorni. Che bello, vi posso chiedere da quanto tempo state insieme? Dillo tu. Dal 2000. Dal 2000? Sì. Quindi sono tanti San Valentino. Tanti San Valentino, sì. Ma un regalino oggi c'è stato o ancora no? Beh, sì, quello sempre. Un pensiero. Un marito ideale? Beh, a me va bene. Va benissimo. L'hai detto, ma con un po' di, come posso, non molto convinta. No, convintissima, perché è dal momento che uno sceglie di stare con una persona deve essere convinta, altrimenti... Vi devo chiedere adesso un favore. Un bel bacio in diretta. Buon San Valentino. Ciao, grazie.